cambiato l'abito, ma l'essenza è sempre quella. Suor Cristina ha sorpreso tutti, tornando ad essere semplicemente Cristina Scuccia, una giovane donna di 33 anni, dai lunghi capelli castani, pronta a vivere la sua nuova vita all'insegna della musica, passione presente prima, durante e dopo la coraggiosa scelta di rinunciare ai voti. La fede non è mai crollata e continuerò a diffondere il messaggio evangelico anche senza il velo, rassicura la cantante che attualmente vive e lavora in Spagna. La notizia del suo cambio di rotta ha fatto rapidamente il giro del mondo e Cristina ha deciso di raccontare fino in fondo l'inquietudine che l'ha portata a lasciare la congregazione dopo quasi 15 anni. Non riuscivo più a capire chi fossi, non ero più felice, probabilmente il mio cambiamento non riusciva più a stare all'interno del mio abito. Una decisione ponderata a lungo, ma emersa, chiara e prepotente, dopo il lockdown e la dolorosa scomparsa del padre. È il 2014 quando Suor Cristina vince The Voice. Non è stata proprio una mia decisione venire qua. Cioè, siccome io sono una persona molto insicura, sono i miei superiori che mi spingono, vai! Suor Cristina Scuccia! Prima di sentire la chiamata frequentava l'università, lavorava in un call center e studiava canto, ma solo dopo aver interpretato Suor Rosa, un musical dedicato alla fondatrice delle Orsoline, capisce ciò che vuole, ossia consacrare la sua vita a Dio e comunicare con la musica il suo incontro col Signore. Ciò che succede dopo è noto a tutti. Sister Cristina decide, con l'appoggio delle sue sorelle, di divulgare il suo messaggio di fede in versione pop, incide il primo album, incanta le platee internazionali, fa tournée e concerti in giro per il mondo. 200.000 i giovani che in Brasile accorrono ad ascoltarla. Partecipa Ballando con le stelle. Ma oggi Cristina è un'altra donna, bellissima, capace di guardare all'orizzonte con la fede e la speranza di sempre, ma soprattutto con la voglia di promettersi un futuro nuovo dove c'è spazio anche per l'amore. La felicità è una direzione. Guardatela bene perché è proprio lei, benvenuta Cristina. Grazie, eccoci, salve. Qua. Devo dire che non ci vediamo dai tempi di Ballando con le stelle e hai una luce nuova e incredibile. Grazie mille Alberto. Raccontami subito, so che sei molto emozionata, abbastanza. Quindi però qui sei a casa, sì. Raccontami subito questa scelta maturata in un momento difficile, la perdita di tuo papà e poi il lockdown, tutto quello che abbiamo vissuto. Sì, allora diciamo che la perdita di papà non è stata sicuramente la causa di questa mia scelta, veniva già da un periodo sicuramente con il Covid in cui mi sono ritrovata forzatamente ferma a leggermi dentro, a dirmi la verità. È stato un momento in cui quell'obbligo di non potevo più viaggiare, non potevo più fare nient'altro, non si poteva, mi ha costretta a stare con me stessa, e questo stare con me stessa mi ha fatto capire delle cose di me e ho dovuto lì trovare il coraggio di mettermi in discussione e forse mettere in discussione anche la mia scelta di vita in quel momento. Io credo che, cioè, noi siamo in continua evoluzione, certo. Siamo in continuo cambiamento, quindi ad un certo punto mi sono sentita più giusta così, non più giusta, non perché fossi sbagliata prima, però sentivo che avevo perso la libertà interiore in qualche modo, c'era qualcosa che mi stava togliendo la luce e allora io ho seguito la direzione della felicità, che appunto certo, poi è quella che dobbiamo, a cui dobbiamo tenere tutti, tutti noi. È stato più difficile, diciamo, in questo tuo percorso di vita abbracciare, chiaramente la fede non l'hai mai mollata neanche in questo momento, però abbracciare quel percorso, che è un percorso comunque di sacrificio, privazione e tutto quanto, o invece poi decidere di cambiare di nuovo vita? Guarda, iniziare il percorso è stato così naturale per me, perché io comunque venivo da una famiglia che mi aveva trasmesso i valori cristiani, mi ha sempre trasmesso questi valori, quindi per me entrare nell'istituto è stato molto naturale. Parliamo di 15 anni fa? Circa, sì. Sì. Uscire è stato molto molto doloroso e un po' non è lo stesso paragone, il paragone non regge perché comunque io, il mio rapporto con Dio continua ad esistere. Continua. Però è un po' come una separazione, quando ci si separa si soffre, c'è della sofferenza da entrambi i lati, perché chiaramente anche le mie consorelle hanno sofferto. Esatto. Però la prima volta che tu ti sei mostrata senza il velo, come ti abbiamo visto anche nel documento che ti precedeva, è stato quando è mancato tuo papà.
al suo funerale? Sì, diciamo che quello è stato un momento in cui non avrei voluto fare, cioè non avrei voluto farlo, però in realtà siccome avevo appena chiesto alla congregazione un tempo di riflessione, ho chiesto come un anno sabbatico e quindi era appena avvenuto quel momento lì. E quindi quando poi c'è stato il funerale di papà mi consigliavano in qualche modo di mettere l'abito proprio per non far parlare, perché chiaramente tu non ce l'hai fatta. No, mi sono sentita più coerente seguire in quel momento quello che io stavo scegliendo di fare e quindi ho preferito. È stato difficile perché era un momento della mia vita in cui magari dovevo dare spiegazioni alle persone, perché chiaramente le persone mi rivedevano, ti rivedevano e ti rivedevano, come mai, cos'è esatto. successo, quindi magari era un momento molto delicato. Però hai deciso ho preferito di affrontare anche fisicamente delle persone care che dovevano fare il cambiamento. Io credo che sia sempre meglio affrontare la realtà dei fatti, meglio non fuggire, perché quando si fugge poi i problemi ti ritornano il triplo. No, e poi se questo era il tuo sentire profondo dovevi ascoltarlo. Assolutamente. Facciamo un passo indietro, torniamo sì. al momento che cambia la tua vita, il 2014, sì. ci sono queste audizioni al buio di The Voice e tutti rimangono stupefatti, rimane diciamo iconica anche l'espressione di Raffaella Carrà non appena ascolta la tua sì. voce e poi si scopre che dietro quella voce c'era una suora e lì nasce il fenomeno Suor Cristina. Francesco Prosatore. Stavolta lui non può dire zia, volendo, ma insomma, buonasera sorella. La sorella. Io e te siamo imbattibili, lo sai perché? Siamo il diavolo e l'acqua santa, devi venire con me. Devi venire con me. Un dono, ve lo dono. Grazie. Ma sei una suora vera o... Sono una suora verissima. Vince l'edizione 2014 di The Voice, Suor Cristina Scuccia! Spero che questo piccolo cambiamento che abbiamo fatto insieme adesso tu porti avanti la maniera, il mio consiglio, credo che tu possa veramente cambiare le cose e dare un esempio importante fuori. Vedo che ti guardi con emozione, sì, ti fa ancora effetto rivedere. Abbastanza, sì. Sì, perché comunque cioè, sono state emozioni vere, le emozioni vere non le dimentichi. Poi Raffaella, cioè Ax che era commosso, cioè sono state emozioni forti quelli. Emozioni forti condivise con tutte le tue consorelle, le Orsoline che ti hanno sempre seguito. Mi ricordo anche a Ballando, no? C'era che cos'era, una madre superiore. Sì, sì, la mia che madre stava sempre con te, sì, dietro sì. le quinte ti seguiva. Sempre. Com'è stato distaccarsi anche quando hai detto a loro io scelgo di lasciare tutto questo? È stato abbastanza doloroso. Non è stato facile, però loro sapevano che io venivo da un periodo di travaglio interiore, che mi hanno anche accompagnata in questo ti hanno compresa, ti hanno... Mi hanno capita. E ora sì. cosa ti dicono? Quando ti vedono, per adesso esempio, mi vogliono bene, adesso... sono andata a mangiare da Suor Agata qualche giorno fa, quindi siamo una famiglia, continuiamo ad esserlo, cioè mi vogliono bene e mi augurano la felicità. Hai sempre raccontato questo tuo amore, come quello di tutti noi, per Papa Francesco, l'hai visto 3 volte, hai sempre parlato di lui. Ecco, secondo te cosa ti direbbe oggi che vede questa trasformazione? Allora, io penso che mi ascolterebbe innanzitutto. Mi piacerebbe, anzi sarebbe bello riuscire a confrontarmi con lui, perché in fondo magari mi conosce dall'esterno, da quello che... si è sentito dire di me, quindi magari non sa tutto il travaglio che c'è stato dentro di me. Senti Cristina, quindi... ti hanno fatto male le critiche, perché in questo percorso poi adesso la gente dice ma allora si vedeva già da prima, ha utilizzato tutto per diventare famosa, i social allora, insomma, non sono mai sì, teneri. So. Queste critiche quanto ti colpiscono e cosa allora, vuoi rispondere ai detrattori? No, ma a me dispiace, cioè io vorrei che queste persone mi conoscessero per capire cioè, chi sono veramente. In realtà cioè, evito di leggerle queste cose perché sono molto sensibile e magari mi fa anche male, perché so quanto è stato difficile arrivare alla mia scelta, quindi magari vedere questa mia decisione così un po'
gestita male, in questo senso giudicata male, mi fa un po' male, però mi rendo conto che sono persone che non mi conoscono, quindi questo un po' cioè, mi dispiace, ma ci sta che dall'esterno cioè, qualcuno che mi incontra mi dice: oh mamma, un cambiamento netto, il piercing, quello, però chiaramente, cioè, si ricordano di me fino a ieri ancora come una suora, in realtà io già vengo da un percorso lungo di, certo, di cambiamento. Prima di, perché prima di poi renderlo pubblico, chiaramente, certo, c'è stato del un tempo. Di, ecco. Quindi mi rendo conto che è normale. Senti, il sorriso te lo faccio tornare con Fiorello, perché la notizia è stata commentata anche ah, da lui. Guardate. Stavo parlando della sorella Cristina. Sì. Chi siamo noi per giudicare una ragazza che ha intrapreso un cammino diverso? Quindi... Se manca una suora, sì, ne arrivano due. I will follow him. Follow him wherever he may go. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep me away. Follow him. Allora, io so Fiorello, come dire, ha reso naturalmente fantastico, divertente anche il tuo racconto. Adesso c'è questo singolo, la felicità è una direzione, sì, è un messaggio preciso. Non te l'aspetti, però tu sei bravissima, perché sì, sei, mi fai ascoltare proprio al volo, certo, il refrain principale? Certo. L'aria profuma delle cose migliori, restiamo insieme, e quando ti commuovi ti voglio bene. Vuoi ballare con me? Faccio il primo passo. Siamo più di un'idea, siamo un manifesto. Vivimi come l'estate, anche il giorno di Natale. Senti Cristina, allora io devo dire una cosa, perché chiaramente tutti noi siamo al tuo fianco in questa scelta, ma c'è una certezza nella tua vita, tu devi cantare perché hai un dono, io lo dico da spettatore, da utente, fruitore musicale, hai un dono potente. Grazie. E lo hai confermato anche prima di grazie me, se ne sono mille, accorti Alberto, tanti esperti. Ti faccio un grande in bocca al lupo, grazie, cosa vuoi Alberto fare adesso? Non lo so, come dico sempre, il futuro è nelle mani della provvidenza. Ma il io matrimonio spero... per esempio. Oh mamma, aspetta, non sono pronta. No, non dico di no, però non sono pronta. Però diciamo, in questo cambiamento, se dovesse arrivare un amore, un fidanzato, un flirt. Ho sempre creduto nell'amore, quindi non lo so, io ancora non lo so, credo nell'amore, ecco, questo ti posso dire una cosa, te lo auguro, te lo metto. Grazie, un grande mille amore come quello che hai avuto nel tuo percorso di fede. Assolutamente. Evviva Cristina, grazie in bocca mille al lupo.